Una battaglia a suon di gol, l'esito non è però quello sperato. Arriva in casa il primo stop di questo campionato per la talentuosa Maedoma Berretti di Ezechiel Carbone. Nel quarto turno del girone F, i rossazzurri alla vigilia di questo match primi a punteggio pieno hanno ceduto le armi ai pari età della Cavese, un match rocambolesco e che si è chiuso con una pioggia di reti. Sono i campani infatti ad aprire le marcature, mischia in aria risolta da Digilio che con un potente raso terra sblocca il risultato. La risposta dei rossazzurri non si fa attendere nel capovolgimento di fronte sugli sviluppi di un corner. L'incornata di Pino, elemento che ha già conosciuto anche la convocazione in prima squadra, rimette in equilibrio prima del riposo la sfida. Principali emozioni che si condensano nella ripresa. Gli etnei infatti beneficiati di un penalty riescono a mettere la freccia al nono. Di Stefano non perdona dal dischetto, il suo è il primo centro stagionale con la Berretti, in attesa che venga consacrato il salto in prima squadra. Lo svantaggio non abbatte la Cavese, tutt'altro. Gli ospiti spingono sull'acceleratore e riprendono e addirittura ribaltano la partita nel giro di 5 minuti. Una sfortunata carambola in area ristabilisce la parità, mentre alla mezz'ora è Cozzolino, subentrato dalla panchina, a trafiggere Coriolano al termine di una grande azione di ripartenza metelliana. Una Cavese che ribalta la partita ma deve fare i conti con i terribili ragazzi di Carboni. Abile a rimettere tutto in discussione dopo appena 120 secondi. Stavolta è una precisa punizione di Giuseppe Giuffrida, talento classe 2002, a beffare il portiere campano per la gioia del pubblico di casa. Ci si avvia ad un pari che non scontenterebbe nessuna delle due compagini quando l'arbitro in pieno recupero assegna un calcio di rigore alla Cavese per tocco di mano di Samuel Puglisi. La trasformazione di Monaco dal dischetto sentenzia un KO che brucia gli uomini di Mr. Carboni, ma dispensa ancora una volta buoni segnali da un gruppo, quell'etneo, che con questo spirito andrà sicuramente lontano.